Questo è un periodo di cambiamento, lo si dice sempre e probabilmente lo è sempre, un periodo di cambiamento, ma i cambiamenti sociali, i cambiamenti economici che si stanno verificando in questi mesi e in questi ultimi 2 anni rendono questo periodo molto difficilmente leggibile. Avvengono cose di segno opposto che impattano sulla vita delle persone, sulla vita delle famiglie, in maniera forte e profonda. È inutile negare che il lungo periodo del lockdown, il lungo periodo di paura, il lungo periodo di inconsapevolezza di quello che stava succedendo e di quello che poteva succedere, abbia inciso in maniera fortissima su tutti quanti noi. Abbiamo perso certezze, abbiamo perso ogni forma di tranquillità che ci consentiva di guardare davanti a noi con una serenità e un equilibrio che abbiamo scoperto non avere più. Questo dipende soprattutto dalla riduzione dell'ottica di periodo, cioè noi non possiamo più pensare a lungo termine. Lo abbiamo scoperto con dolore, lo abbiamo scoperto innanzitutto perdendo una generazione intera. È una generazione importante, la generazione che aveva in sé la memoria di quello che era stato il dopoguerra. Il dopoguerra ha avuto molte similitudini col tempo attuale, se ci pensate. Il dopoguerra era sulle macerie, il dopoguerra era l'entusiasmo, la forza quasi ottusa della società di quel tempo per riprendersi e per ricostruire. Fu costruita l'autostrada del sole in poco tempo, furono fatte grandi opere. Questo paese voleva rinascere da se stesso. Sono entusiasmi che noi dobbiamo ritrovare, sono pensieri sociali, pensieri collettivi che dobbiamo cercare e trovare in noi stessi. Questo però nasce, ed è una necessità che nasce e che si struttura, su una grande insicurezza. Lo dicevamo prima, l'insicurezza deriva dal fatto che molte certezze che noi avevamo sono state minate. Sono state minate innanzitutto dal punto di vista, ovviamente, della salute pubblica. Indiscriminati tagli sulla salute, sulla sanità, che erano stati fatti per decenni, sono stati brutalmente messi all'incasso dalla sera alla mattina. Abbiamo scoperto quanto contasse l'attività ospedaliera, quanto contasse il pronto soccorso, quanto contasse l'assistenza domiciliare. E sono state tutte scoperte che hanno avuto un grave impatto su noi stessi. Questo si riverbera sugli elementi fondamentali della nostra vita. Uno degli elementi fondamentali della nostra vita è l'abitare, cioè il luogo dove noi abitiamo, il luogo dove noi viviamo, il luogo dove noi passiamo il tempo che non passiamo all'esterno. Nel tempo e per molti decenni il processo era stato univoco, cioè la vita era rivolta all'esterno, il lavoro si era andato espandendo, le donne avevano sempre più lavorato, i giovani avevano sempre più lavorato, quindi c'era stata un'estroflessione della vita familiare. Ci si vedeva la sera a casa. La pandemia ci ha messo di fronte a un'altra necessità, molto violenta, molto brutale. Si deve poter convivere per lungo tempo, nel rispetto degli spazi individuali e nel rispetto degli spazi collettivi, nella coesistenza di entrambi. Cioè, nello stesso luogo si deve poter vivere insieme, ma si deve anche poter stare da soli. Chiaramente questo provoca un cambiamento fortissimo nel mercato immobiliare. Immobiliare va da sé, ma non soltanto nel mercato immobiliare, anche nella scelta degli spazi, anche in prospettiva. Perché comprare casa oggi significa anche decidere per una coppia se avere dei figli e quanti averne. Perché non è facile poi cambiare, non è facile poi andare altrove, non è facile poi ridimensionarsi. Non è facile nemmeno espandersi, data la fluidità del mercato del lavoro che c'è attualmente. Alcuni processi sono stati accelerati. Io penso, per esempio, allo smart working. Lo smart working era una idea, era un qualcosa di futurista fino a 3 anni fa. Ci si pensava poco allo smart working.
La necessità dello smart working, la possibilità dello smart working ha portato ad un velocissimo adattamento tecnologico da parte, per esempio, delle grandi aziende, da parte anche della pubblica amministrazione. E questo ha comportato che lo smart working è diventato di grande attualità. Questo è un processo che non è che si può interrompere. Noi possiamo per decreto rimandare la gente al lavoro, ma abbiamo indicato una strada, le aziende hanno scoperto una strada che è economicamente eccezionalmente conveniente. E quindi è molto difficile che si torni indietro. Soprattutto le persone, le famiglie hanno scoperto quanto sia importante e necessario avere per ognuno dei componenti della famiglia uno spazio dove poter essere connesso, dove poter lavorare, studiare, insegnare, senza avere sovrapposizioni con gli altri elementi della famiglia. Quindi, se una casa piccolissima che serviva soltanto per dormire o per vedersi la sera a cena e basta, prima era un target sufficiente, importante, decisivo per una famiglia, quindi si cercava la casa più piccola ma in centro, adesso la casa un po' più grande, anche in posizione semicentrale, è molto più ambita. La famiglia vive con ritmi diversi, sugli stessi sentimenti, sulle stesse emozioni, sulle stesse vicinanze, sulle stesse connessioni, ma vive in luoghi diversi, ha bisogno di più spazio. Io scrivo romanzi criminali e quindi sono attento a certi fenomeni come la violenza domestica. La violenza domestica ha avuto un'impennata. Non eravamo abituati a convivere. C'è stata un'enorme recrudescenza di fenomeni come la violenza sulle donne, la violenza sull'infanzia, perfino sugli anziani. La convivenza forzata in spazi ristretti ha inciso moltissimo sulla mente fragile delle persone già inclini alle debolezze e alle lesioni. Questo è un elemento da tenere socialmente in rilevante attenzione. Dobbiamo reimparare a stare insieme. Lo spazio domestico, la casa, assume un ruolo fondamentale in questo. Fondamentale in questo. Riguadagnare il piacere di stare in casa, con le nuove fruizioni delle storie, con i grandi network, con i grandi schermi che adesso sono a disposizione a costi contenuti, con le connessioni soprattutto, con gli investimenti che verranno fatti in termini di innovazione tecnologica, di banda larga, fatalmente noi andremo a stare di più in casa. Allora, creare, procurarsi degli spazi sufficienti, procurarsi degli spazi vivibili, procurarsi degli spazi paradossalmente in cui stando insieme si può stare anche da soli, perché questo è fondamentale per l'equilibrio personale, stare da soli è fondamentale. Quindi l'importanza della casa è, se possibile, ancora cresciuta rispetto al passato, recente o remoto, e soprattutto crescerà nel futuro con gli spazi riguadagnati nei borghi, con gli spazi riguadagnati nelle province, paradossalmente con gli spazi riguadagnati nelle campagne, ma anche con un'innovazione tecnologica applicata con forza e con immediatezza alle case. Quindi la nuova casa deve essere smart, deve essere sufficientemente grande e non necessariamente deve contemplare lo spostamento da parte delle persone. Diventa un mondo, diventa un pianeta. Diventa un piccolo pianeta, lo è sempre stato forse, ma adesso lo diventa fatalmente e forzatamente di più. In questa prospettiva noi ci muoviamo dal punto di vista sociale.